Buongiorno a Stefano Melocco di Sky Sport, grandissimo giornalista, esperto in basket, Lo dica. tennis, Sì. Calcio, non so se... Oh, a proposito di calcio, Sì. Stasera c'è Inter-Roma, a proposito di stasera calcio. a proposito di calcio c'è Inter-Roma, giocata in America però, Sì. vero? La Guinness Cup. La Guinness, Chi la trasmette la uno Cup può... dei imbriachi, perché proprio la Guinness Cup. Beh... Senti, volevo dire, sono molto contento dell'acquisto dell'Inter di Osvaldo, sai, a me piace, mi è sempre piaciuto Osvaldo, ma proprio come uomo. Ha cambiato 21 squadre in 8 anni, però... Adesso abbiamo un annuncio, oggi abbiamo direttamente, levati occhiali e cappello, signori, direttamente da Scarface Al Pacino. Minchia, guarda che roba, oh. Vado, fai uno sguardo dal Pacino. Allora, siamo nel Laos sintetico che è qua. Sì, questo è un Laos nuovo. È un... E senti. Anche questi bambù, no, del Laos sono... Sì. Professore, buongiorno. Buongiorno a tutti, Buongiorno, vi siete buongiorno. operato di No, palpebre oggi oggi? no, oggi no, oggi... Guarda, oggi c'hai delle palpebre tremende. E no, ma questi Selfie sono coi i buchi, vai, festoni. selfie coi buchi, Per attenzione. forza. 3, 2, 1, via. Però dobbiamo fare lo sperimento di fare... Allora, tu fai una foto a lui quando Sì. si leva le dita. E perché dobbiamo vedere che col video Sì, tu devi effettivamente... fare... Allora, lui, tu, e poi io inquadro la foto, capito? Così per vedere se viene quei buchi. Allora, prima levati le dita, vediamo come sei senza buchi. Aspetta, via. No, aspetta. Senza buchi, Senza, così. fai così, ecco. Allora, vai, via. Rimette buchi. Voglio fare una foto e diventare figo con i buchi da modello. 3, 2, 1, via mano. Ha scattato? Vediamo. Guardate che effetto foto, che stupenda, eh? Ma saremo scemi noi? Sì, secondo me sì. Va, incavato proprio, Incavato, incavato. veramente. Sì, incavato. In tutto questo me l'occhero, guarda, però come lo fai tu? Allora, vabbè, io No, perché tu perché io, e lui diventi. si tira pure le palpebre, Perché cioè tu ti tiri io ho tutto. una pelle. Vai, fai, prova, guarda. Però io stavo facendo la rassegna stampa, non mi Cioè, sembra neanche nessuna bello che un serie, cioè, professionista. Comunque, scusate, non è, mi dissocio, sono solo operatore di. Non vedo la necessità di. Comunque, se volete. Bellissimo, Vai, via, 3, 2, 1. levati le dita, vai, 3, 2, 1, via. Dove è bello perché c'è il contrasto. Allora, ma guarda l'espressione! È bello non vedere. capisco questa Questa ilarità. Mangiante, questa è non per te, capisco. guarda. Mettetela in onda, vi prego. Ma non la metto, ma non la metto. Perché non sarebbe carino dire uno dei nostri giornalisti si diverte in vacanza e si mettono quella fotina lì, è carino. Ma io sono sicuro che quando un mio paziente adesso mi vedrà subito farà. Professore! Anche nel tuo caso, voglio dire, c'è anche un background, cioè tu ci lavori, hai capito, con lo zigomo. Lo zigomo, nessuno si farà più gli zigomi. Senti, ma è vero che voi scoprecchiate la faccia, ho sentito questa cosa? Sì, Cioè, nel facciamo senso, questo. tagliate da qua sotto. Si taglia dall'interno della bocca e si fa così, si e tira, si tira sulla si tira, faccia, come la macchina cabriolet. È cabriolet, tipo Mission Impossible che ti levi la maschera. Tipo e quella cosa c'è sotto la faccia? L'osso, è bellissimo. No, ma si vede l'osso? Si vede Ma tu non ti impressioni quando vedi un No, assolutamente no, faccia di osso? No, zero spaccato. Zero spaccato. Zero spaccato. È bello, vedi proprio lo scheletro della ah, è persona. Bello, che... proprio, non sai che è bello. Come lo vedi come entusiasta lui. No, ma cioè, io se è bello, vedo... perché, è bello perché vedi questo schermo. Un sacco. No, Allora, scusate, siamo sul Allora, no, la notizia del giorno è sicuramente questa. Le cene dei compagni di scuola dopo 20 anni, dopo 30 anni. Brutta cosa. Perché bisogna andarci? Cioè, rivedersi dopo tanto tempo è uno shock, ma alla fine è meglio farlo. Se interessa, Vediamo. Sul Corriere della Sera c'è tutta una disquisizione sul perché bisogna E si andare vede che è proprio a iniziata l'estate, queste... è iniziata l'estate, quindi non sappiamo sì, cosa scrivere. Sì. Allora, voi siete scriviamo. Mai stati a cena Di del chi genere? è sto pezzo? No, ancora, io. Di Michela Proietti. Io, francamente, il mio problema, ad esempio, diciamo che parli sempre di te, è che non ho una classe. Cioè non ho dei compagni di scuola precisi, perché ne ho tantissime, che ne ho cambiate talmente tante. Quindi come faccio a fare? Dovrei fare 30 cene dalla quinta B, della quarta E, della terza C, della seconda B, perché me, capito? Io giravo, non ero uno poi stantio. Classi le fatte per. Era rafforzato, perché certo. Vero, no? Scusa, no, nota il lapsus, voleva dire non ero uno stanziale, ha sì, detto sì. non ero stantio. Cioè, stantio? Stantio? No, aspetta, questo non è lapsus, ma è ignoranza, è diverso. Ci tengo. Io ci tengo. Ci tengo su cioè, queste cose. Stantio per me è stantio, cioè proprio cioè, una cosa che sta fermo, che sta... capito? Vabbè, stantio è un po' anche quello, no? Sì. Sì, è brutto. Sì, come diventa un po' però... Un po' stantio come dire, è, che ti posso stantio è dire... quasi muffito. Esatto, un po' di muffa. Ma io quello ero.
Ehi hey, Al, no, devi levare cappello e occhiali, sennò così non sembri Al Pacino, sembri un pensionato. Guardami, guarda, è Al Pacino. Peccato che non te ne dà la chitarra, perché questo è un chitarrista bravo, eh. Ce l'ho, ma in macchina, ma la macchina non e c'è. E dov'è la macchina? La macchina non c'è, in un posto da vicino. Senti che brutto che sei. Bello sto Laos con i cosi rossi, eh. Vabbè, siamo a 5. Allora, aspetta, dice... ti posso citare un mio amico che ieri mi ha mandato dei messaggi su WhatsApp a proposito del Laos? Sì. Questo è, insomma, novello Aldo Grasso, sempre mio amico Maurizio, quello che aveva detto, ti ricordi che ci mandò il messaggio però, della produzione delle passa. Banane. Mi piace il Laos perché è post-traumatico. Mm. Avete le facce e le voci di chi ha trascorso molti notti brave, non mi pare questo il caso, no. Però è bellino davvero, easy, scacciato il giusto, ma dignitoso, contiene gli elementi della comunicazione del futuro. Tu immaginavi di... Ma chi è questo, scusa? Si chiama Maurizio ed è un mio amico molto attento. Dimmi di il cognome, se hai coraggio. Si chiama Maurizio Balducci. Ma che mestiere fa? Il procuratore sportivo. Azzo Balducci, e chi rappresenta Balducci? E rappresenta, no, giocatori di basket soprattutto. Ah, vabbè. È il trionfo dell'informazione come viene fruita oggi. Guarda che Toir, se vede uno bravo del basket, lo compra per l'Inter. Vabbè, certo. Che ridi? Toir, così. Toir è meraviglioso. Che volevo dirti? Volevo dirti una cosa, mi sono dimenticato. Slounge. Che vuol dire slounge? Tavecchio qualcosa, Rosetto. Sì, sì, alla fine cambiando. Di cosa? Sempre basta parlare di Tavecchio, basta. No, Vecchio, anche perché cosa hai detto? Che sta cambiando qualcosa? No, stava cambiando qualcosa, credevo, avevo avuto una notizia che non arrivava, invece condannati a Tavecchio. No, veramente? Alla fine, veramente? Alla fine tu vedrai, alla fine tu vedrai. Veramente? Alla fine tu vedrai. L'edizione appare, l'elezione appare scontata e lotta per la... Ah, cioè lui c'è già. Ma è una brava, si vede che è una veramente. Ma ragazzi, oh, Eccleston vicino all'accordo ha pagato solo 100 milioni di dollari. Esatto, no, perché dice gli avevano chiesti in euro e invece li ha pagati in dollari. Ah, meno male, perché sennò si rovinava. No, però ti posso dare una notizia seria stamattina? Sì, sì. Si riapre il caso Pantani. Sì, sì, lo sappiamo. Perché la mamma aveva da sempre sostiene la tesi dell'omicidio e non dell'overdose e ci sembra ci siano elementi per poterla Invece pongo all'attenzione a parte Pantani. E sono, cioè, volevo dire, sono contento, non so come, perché ormai non c'è, quindi ho omicidio, vabbè. Però se qualcuno deve pagare. Invece ieri sul Fatto c'era un pezzo di Travaglio che si intitolava "E ora graziate Corona", io l'ho ritwittato perché insomma ero abbastanza... È una teoria che tu promulghi da anni, cioè nel senso che non è uno stinco di santa, che deve assolutamente, Corona deve assolutamente pagare per quello che ha fatto, per le... sue cose, però mi sembrava il senso delle proporzioni e proporzioni e diciamo mi manca la parola aiuta, va rispettato cioè, c'è uno spread troppo elevato, troppo, mica 14 anni di galera, non è possibile. Maradona a doppietta, che ha fatto? Equitalia a maggio era stata... Scusa, ma tu non puoi dire così, doppietta? Perché allora, Maradona doppietta, di calcio non può essere perché non gioca, quindi pensavo una cosa sessuale. Gli hanno praticamente... che ne aveva fatte due e tutti lo sapevano, perché è così adesso. Esatto. Praticamente ha vinto contro Equitalia e i giudici hanno detto finalmente può, se torna in Italia non gli strappano le catenine. Ah, vuoi sapere una cosa su Maradona? Una volta mi sono ritrovato al tavolo con Maradona, senza accorgermene, a Riccione, un tavolo del Pascià. Ero seduto a un tavolo, così si beveva, si scherzava, faceva. A un certo punto mi giro e c'era Diego. C'era Diego vicino a me e mi fa dire come stai, mi conosceva. Era una cosa che Maradona mi conoscesse, mi riconoscesse, perché negli anni del karaoke lui era in Italia. Esatto. Che mi riconoscesse mi fece un'impressione, cioè proprio lui era Maradona nel... 92-93, era ancora in Italia Maradona? Sì. Cioè, no, lui mi conosceva, mi conosceva. Tra l'altro fece una volta una festa di compleanno, non so che cosa, e io parlai con lui perché lui voleva sapere come si faceva il karaoke. E io gli dissi, ci vuole un microfono e una televisione, con le parole che scorrono. Va bene, io ho preso il video. Non lo so fare, Maradona. Vabbè. Siamo a 9 minuti e 30 di Laos sintetico. Te ne potrei dare altre Laos sintetico. Vogliamo dire che ieri sera siamo stati a mangiare, tu non c'eri, ma c'era lui e c'era anche lui, gli amici del Laos che ci hanno invitato a mangiare la specialità laotiana che noi dedichiamo al professor Emiliano, cioè tutti i vegani, il maialino.
Ah, il maialino vegano. Il maialino sì, vegano, sì. Devo dire era molto buono. Era veramente di livello proteine che colavano una cosa con tanto mirto. Infatti sapete, stamattina le vostre masse muscolari hanno risentito, secondo hanno me. Hanno risentito. Avete preso, avete già assimilato la proteina. Esattamente. E devo dire che il signor Rosario è stato bravo, attentissimo. Ligio. Anche dopo quella foto Ligio, che è uscita sul noto settimanale, e devo stare a stecchezza. Fatta con Photoshop. Sì, sai qual è? Sì, questa è... Lo diciamo sempre, Photoshop al contrario, sì, imbrutti, esatto, perché io non posso andare a 54 anni, no, andare con gli addominali, che la gente poi non ci crederebbe. Esatto. Allora dico, io faccio, fatemi Photoshop, se volete farlo, esatto, mettetemi la panza, perché sennò non va bene. L'animale che non dorme mai, qual è? Che è una stronzata, una cazzata, vuoi fare una battuta? Il maialetto. Il maialetto. Signori, e su questo è l'urlo di Munch, ci vuole. Ecco, chiudiamo così. Che... Well, you know, eh.